Questa trasmissione è offerta da Antico Molino Fratelli Persello. Appuntamento con Lo Sapevo, la sfida tra due Proloco questa sera che ritornano in gara. Partiamo subito con la presentazione però del componente della Società Filologica Friulana. È tornato a grande richiesta il nostro Claudio Romanzin, eccolo qua. Grazie. Ho detto a grande richiesta, non si sa di chi, ma io dico a grande richiesta. Beh, figa, mi ha domandato. Sì. Presentiamo invece le Proloco in gara questa sera con Loredo di Montalbano, il capitano è Matteo, bentornati. Grazie, buonasera a tutti. Luzzana del Turniano, il capitano è Alex, buonasera. Eccoli qua, bentornati anche a voi. Allora, partiamo subito, volete fare dei saluti? C'è il vostro sindaco Luca Ovan, che saluto, che è a casa, che ci sta seguendo. Lo salutiamo, gli auguriamo anche una pronta guarigione. Ecco, che è influenzato a casa, quindi salutiamo anche il sindaco di Muzzana, che oggi è risultato positivo al Covid. Quindi un applauso e un grande saluto. Allora, siamo pronti per primi quiz, quindi pulsantiere alle mani con la scoperta del primo cubo virtuale e andiamo dunque a vedere quello che è il primo argomento. Poi naturalmente c'è il gioco in friulano, ci sono anche domandoni per i telespettatori a casa, che speriamo sto giro Claudio non sia come Feliciano la scorsa puntata, che non finivamo più con questi proverbi. Usgnotti recuperi due, quattro proverbi. Allora, andiamo a vedere il primo cubo virtuale per il nostro argomento. Partiamo da territorio. Gli abitanti di quale valle sono tradizionalmente chiamati asini? Val Canale, Val Rosandra, Val d'Arzino, Val d'Incaroio. Hanno risposto? Sì, sì, sì. Sì. Fatevi un applauso, perché sennò io non capisco. Che è un robe di Dì. Sì. Ti tolgo la parola un attimo, ma te la torno prima della fine della puntata, non ti preoccupare. Grazie. Doveva svolgersi, si svolgerà domenica mattina, la Friday Sierade, cioè la festa di autunno della Filologica, proprio in Val d'Arzino, annullata causa Covid e quindi sarà fatta a distanza online. Una festa mancata, peccato, però vorremmo, diciamo a nome della Filologica e di tutti quanti, ringraziare comunque il comune di Vito d'Asio e ringraziare in particolare il sindaco Gerometta. Grazie e veniamo a bevi un tè di stessa. Bene, bravi ragazzi di Colloredo che hanno dato la risposta esatta. A Muzzana proprio non vi veniva in mente, Alex? No, zero. No. Vediamo se il prossimo quiz è più facile per voi. Vediamo il nostro cubo virtuale. Cultura. Quale comune, dopo essere stato inserito nella provincia di Pordenone, nel 68 se ne staccò subito per tornare con quella di Udine? Codroipo, Tolmezzo, Forgaria nel Friuli o Varmo? Colloredo dice Forgaria nel Friuli, ed è esatto, bravi! Troppo veloce, ci stavi pensando, stavi contando... Devo riprendere domestichezza col... Con la pulsantiera? Con la pulsantiera. Va bene, dai, adesso ci proverai. Intanto Colloredo 8 punti, Muzzana e Turniano a 0, ma andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Alex, mi raccomando, Vediamo il prossimo argomento. Territorio, qui vediamo il video assieme, dovete indicarci dove ci troviamo in questo video, secondo voi. Azzano Decimo, Fontana Fredda, San Vito al Tagliamento o Saccile? Avete ancora 6 secondi per pensarci.
Ed è Alzano decimo. Effettivamente, Alex, dovevi dar fiducia al tuo compagno. Mi è sparita l'immagine. Ti è sparita l'immagine? Sì, okay. Però lui ti ha detto Alzano? Sì, sì, ho schiacciato. Vabbè, niente da fare. Non importa. Allora, di fare stretching, quindi prima di ho un problema proprio. Come il Parkinson. Colore del vantaggio, ma allora andiamo a vedere il prossimo argomento. 8 punti, Muzzana, adesso insomma ti fai le ossa, adesso tra un po' riparti. Però... Se non me le fanno loro, sì. Sì, sì, sì. Vediamo il prossimo argomento col cubo virtuale. Enogastronomia, ma arriva il quiz proposto dalle ragazze di Promo Turismo. Vediamolo assieme il video. Buonasera, siamo sempre sul Monte di Ragogna per la 16ª tappa del Giro d'Italia, molto emozionante, e siamo qui con il nostro amico Matteo. La domanda di oggi è: quanti sono i mesi di stagionatura minima del prosciutto di San Daniele? Quanti mesi dura la stagionatura del prosciutto di San Daniele? 8, 13, 24, 16? 13, giusto, corretto, bravi. Come non funziona? Se facciamo le verifiche, hai dato la risposta? No, avevo fatto C comunque. Avevi fatto C? Sì. Però se loro sono più veloci, tu non hai la possibilità di rispondere, perché parte direttamente la loro risposta. Mm-hmm. Quindi, vabbè, andiamo avanti, vediamo se... vediamo la risposta da Promoturismo nel video. 12 punti di Coloredo. Come da disciplinare del consorzio del prosciutto, la stagionatura minima è 13 mesi. Abbiamo evidenziato. Ma chi lo sapeva? Tu? Sì, avevo studiato tempo fa. Avevi studiato? Per andiamo percorsi a vedere di il cubo virtuale. Territorio. Podar, Vernasso, Oltovizza, Ponteacco sono alcune delle frazioni di quale comune tra questi che vediamo? Monfalcone, Trieste, San Pietro Natisone, Manzano. San Pietro Natisone. Alla faccia dello stretching però qua. No, ma è veloce, È velocissimo. È velocissimo. È veloce, veloce. 17 punti Coloredo, Muzzana ancora 0. Vai. Alexis. Approfittiamo per salutare gli amici di Ponteacco, che è una delle provoche che certo. Di solito vengono con la trasmissione. Certo, li saluto con affetto, sì, gli amici di Ponteacco sono davvero molto molto carini e ci seguono. Ma adesso mandiamo il primo domandone, la voce misteriosa, così a Muzzana sicuramente qualcuno chiamerà per darvi Speriamo. Una mano. Avete non fatto un po' di pubblicità? Di solito sì. Di solito chiamano, mm-hmm. Da Muzzana ma anche da altre zone, insomma per l'amor di Dio, da Coloredo anche, chiamate allo 0422 573517 oppure 0432 43 58 64. Lo sguarbe. Ecco, adesso lo vedo, 58 64. Tutto un par di occhiali? No, ho le lenti, ma adesso vedo meglio. Così, quando è sotto impressione a te lo vedo. Sentiamo la voce misteriosa e i nostri telespettatori dovranno capire di chi si tratta. Sai, fortunatamente quando poi le cose finiscono bene si è portati a dimenticare, ma sarebbe un errore non tener conto di tante difficoltà che sono sempre più crescenti. E... Avete capito voi in studio di chi si tratta? Sì. Per me è facile, per me. Però, insomma, vediamo i telespettatori. 0432 573517 oppure il 43 58 64. Prenotatevi durante la pubblicità perché subito dopo daremo la parola proprio ai nostri telespettatori per il primo domandone della serata. Tra poco lo sapevo, dopo la pubblicità. Domandone, la voce misteriosa, abbiamo già due telefonate pronte, con chi parliamo? Dora. Dora da dove? Buonasera. Da Udine. Dora da Udine.
Dora, prima di darmi la risposta, vorrei sapere a chi vorrebbe regalare 5 punti, i 10 punti in palio. Bene, a Coloredo. A Coloredo. Grazie. Come mai, Dora? Mi dica perché a Coloredo. Perché è nata mia mamma, le mie zie e i miei nonni a Coloredo. Ah, quindi diciamo che è originaria di Coloredo. Sì. Conosce qualcuno in studio? No, sono troppo giovani. Troppo giovani? Tutti troppo giovani. Va bene, allora intanto i 10 punti le dovrebbe regalare a Coloredo di Montalbano, ma mi dica la risposta al domandone. Sì, Enzo Cainero. Ed è proprio Enzo Cainero, ma lo vediamo. Quando poi le cose finiscono bene, si è portato a dimenticare, ma pochi giorni fa si è tenuto proprio nella nostra regione, quindi complimenti Dora, 10 punti a Coloredo di Montalbano, che ringrazia. Io stavo di bisogno. Sì, aveva bisogno. Ma vediamo se c'è la telefonata, perché volevo sapere chi era, da dove chiamava, anche l'altro telespettatore. Ciao, io sono Emma. Emma? La voce misteriosa per me è Enzo Cainero. Brava Emma, però posso dirti una cosa. Hanno già chiamato prima di te e hanno dato la risposta esatta. Però Emma, tu sapevi la risposta. Quanti anni hai? Io ho 8 anni. E da dove chiami? Io chiamo da Attimis. Da Attimis? E chi volevi regalare i punti? A Coloredo. A Coloredo, anche lei. Emma, grazie comunque, ma sei arrivata dopo la signora Dora di Udine. Comunque sei stata bravissima, grazie, ti mando un bacione, un applauso. Ciao. Niente, è possibile che nessuno chiama per Muzzana qui? Allora Alex, a te la telecamera, l'appello ai telespettatori che ti chiamino. Allora amici di Muzzana con Paesani, abbiamo bisogno del vostro aiuto perché altrimenti qua non sblocchiamo la situazione, quindi dai. Schiacciate, prendete il telefonino, fate il numero di telefono lì e dateci una mano. Bene, allora adesso tanto 27 punti Coloredo, Muzzana a 0, ma partiamo con il tassel. E quindi Alex, tu hai la possibilità di scegliere le prime due caselle. Un tassel dedicato alla seconda tappa del giro Udine San Daniele, quindi le foto fanno riferimento al giro. Ma vai subito con la scelta delle prime caselle. 1, dice 1 Alex, e 6, 1 e 6 dice, no, Matteo a te, 2 e 6, e 6, 3 punti conquistati, vai avanti, 3, 5, no, a te la possibilità Alex di andare avanti, 1, 5, 3 punti, vai avanti, 4, 8, bravo, vai avanti, 3 e 7, quindi 3, 6, 9 punti per Muzzana, 3 per Coloredo, dai, bene così. Ha portato a Udine, uno scorcio di Piazza Libertà, 2-6 Madonna del Domo Faedis, 3-7 la Chiesetta Alpini di Monte di Ragogna e 4-8 San Daniele del Friuli, quindi erano un po' le immagini che rappresentavano le zone del giro, della seconda tappa del giro Udine-San Daniele. Pronti con la pulsantiera? Perché partiamo e vediamo che Coloredo adesso ha 30 punti, Muzzana 9, ma andiamo a vedere i prossimi quiz con il nostro cubo virtuale, vediamo l'argomento. Una sorpresa legato a un accadde domani, in questo caso il 24 ottobre 1917 iniziò a Caporetto l'offensiva austro-tedesca. Come si chiamava il generale che guidò le operazioni? Von Kartoffeln, von Bellow, Van Basten o von Richthofen? Dico bene? Non mi chiami tu, me? No, perché per sapere se lo dicevo bene. Muzzana non ha dato la risposta esatta.
Van Basten? No. No, Van Basten. Oddio, sì. Non si sa mai. C'è disperazione di Boatris. Io capisco se è Jovic, ma Van Basten, quindi l'ha svegliato al Milan. Sì, l'era proprio dalla prima guerra mondiale, lei qualche anno, che non giù e poi, ma l'era di tutta l'era. No. Ma la prima guerra mondiale è stata prima del 91. Allora, brevemente, così solo per spiegare i quattro nomi, allora Von Below era il generale tedesco che ha guidato l'offensiva a Caporetto. Van Basten, abbiamo detto, era il giocatore olandese del Milan. Sì. Poi Von Richthofen era un altro ufficiale della prima guerra mondiale, era il barone rosso, quindi famoso pilota, mentre Von Kartoffeln, oltre ad essere un DJ austriaco o svizzero, non so, è praticamente un tipo di ricetta di piatto con patate che si fa. Giusto, è vero, è vero, adesso che che probabilmente c'era già nella prima guerra mondiale, ma non ha sfondato a Caporetto. No, okay. Muzzana 9, allora andiamo a vedere il prossimo argomento, il nostro cubo virtuale. Intanto la pulsatina funziona e questo l'abbiamo verificato. Okay, andiamo a vedere il cubo virtuale. Sport, Franco Janic, classe 37, originario di Palmanova. È stato uno dei calciatori simbolo di quale squadra di Serie A? Milan, Bologna, Napoli, Roma. Non è Napoli. Coloredo ha la possibilità di rispondere. Bologna, corretto, bravi. 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 Cioè, Matteo, ti sei buttato. No, buttato proprio. Un cob di cool, tranquillamente. No, Muzzana si è fatto trarre in inganno dalla maglia, ma era quella della Lazio in realtà. Perché Janic ha giocato anche con la Lazio. Janic, diciamo, io che sono di Spilimbergo, per me è un giocatore di un particolare significato, perché che lui nasciuto a Palme, ma di piccolo era venuto a Spilimbergo, alla Juillard con le squadre giovanili da Spilimbergo, e dopo di lì all'Elat praticamente ha fatto la carriera, è arrivato col Bologna, l'ha vinto anche un scudetto col Bologna tal 63 o 64, come non pensi, e alla Juillard anche in nazionale. È stato un grande giocatore, poco conosciuto magari, ma negli anni 50, 60, negli anni 60 era un nome insomma importante. Andiamo a vedere il nostro cubo virtuale, perché qua di sport non siamo proprio velocissimi, tranne Matteo che l'ha azzeccata per fortuna. 33 punti con Loreto, ma andiamo a vedere il prossimo argomento. Territorio. Quale importante centro di recupero ha sede a San Canzian di Sonzo per le vittime di abusi edilizi, per le agricolture rurali dismesse, per la fauna selvatica ed esotica, per gli oggetti smarriti delle ferrovie? Bravi ragazzi di Colloredo, anche di buttato? No, questa la sapevo. Dopo Van Basten mi dicevi che anche chi ha disegnato in qualche monade, così invece. No, invece è bravo. Vabbè. 36 punti Colloredo, 9, Muzzana del Turniano, sempre troppo veloce lui. Ti ha bruciato, hai visto? Ti ha bruciato. Sì, allora vediamo il prossimo argomento, il nostro cubo virtuale. In Furlan, questo nuovo gioco dove compare una foto e voi dovete indicarci qual è l'oggetto della foto, ma poi la risposta è valida nel momento in cui ci date la risposta in friulano. Che cosa porta la bambina sulla spalla destra? Che cos'è, come si chiama in friulano? Tra poco vedrete questa bambina in foto con un oggetto misterioso. Un alare, fiasco di paglia, bilanciere. È il bilanciere, ma come si dice in friulano? Il biunc. Biunc. Che cosa giri? Niente. è vicino, ma non va bene. Diciamo che allora se l'anagramma è giusto, però le lettere ci sono. Per metterle nell'ordine giusto. Bions, no. Io
No, non può andare. È vicino, ma non è così, quindi... 1, 2, 3, 4, 5 Il Winch. Winch, quindi non possiamo darla per buona, mi bilanciere dispiace. O arconcello, anche in italiano, si può chiamare in tutti e due i modi. Allega il calcolante per portare il segloss da lago. Quindi è Winch. Winch. Niente da fare. Tu lo sapevi, no. Matteo? No, assolutamente. Quindi... Va bene, non può essere valida questa risposta, quindi andiamo avanti con i nostri quiz, andiamo a vedere il prossimo argomento, la pulsantiera, bravo a identificare l'oggetto, ma... Siamo fortunati stasera, sì. Sì. 35 punti con Loredo Muzzana 9, vediamo il prossimo argomento nel cubo virtuale. Sport, parliamo dell'Udinese Calcio. Ma in particolare di un calciatore, Fabio Quagliarella. In quali stagioni militò nell'Udinese? 2015-2017, 2007-2009, 2013-2014, 2010-2011? Ed è proprio così, 2007-2009, bravi! Questo me lo ricordavo. Te lo ricordavo. Punti, Muzzana 13, ma c'è il secondo domandone, il proverbio che leggerà il nostro Claudio Romanzini e che i nostri telespettatori avranno la possibilità di rispondere. Mettiamo gli occhiali, Claudio, e mi raccomando... Sul nome di Bielec. Sì. Sì. Anche per lanciamo che non... il domandone. Penso che sanno Riveno. Sì. Allora, un frut alle un frut, un è frute e io un è femmina. Che cosa si intende dire con questo proverbio? Aiutatemi naturalmente la traduzione in italiano, ma noi vogliamo sapere che cosa si intende dire. Quindi chiamate lo 0432-573517 o il 43-58-64. Chiamate perché subito dopo la pubblicità daremo spazio alle telefonate, quindi a tra poco, lo sapevo. Secondo domandone, il primo proverbio della serata, vediamo come va a finire in questa puntata, visto che la scorsa praticamente fino all'ultimo non sapevamo il significato del proverbio, sto giro vediamo se riescono i nostri telespettatori a essere precisi. Pronto, con chi parliamo? Buonasera, sono Anna Chiara. Anna Chiara, da dove chiama? Da Colloredo. Da Colloredo. Lei però apparenti a Muzzana, vero? No. Neanche uno? Neanche un no. Simpatizzante? Niente? No, mi fa simpatia, però il voto va a Colloredo. Grazie che le facciamo simpatia. Anna Chiara, però io prima, anche se lei è di Colloredo, cioè io sì. Devo sapere se realmente 10 punti li vuole regalare a Colloredo o eventualmente a Muzzana. Chi vuole regalarli? A Colloredo. A Colloredo. Provi a dare la risposta allora. Io ci provo. Sì. Il significato potrebbe essere che un bambino rimane bambino mentre una bambina diventa subito donna, cioè quindi la donna cresce prima dell'uomo, sostanzialmente. È più matura. Ah, ok. Boh. Allora, con la colpo di coda finale potremmo darlo buono. Possiamo darlo buono con il colpo di coda finale, nel senso che non è che... Grazie dell'applauso. Perché, sì, nel senso, non è che cresce prima, ma cresce, cioè più sveglia, come sì, è giunta alla fine. Ma è una verità questa, sostanzialmente. No, ma i proverbi spesso sbagliano, ma non è... Però ha indovinato, diciamo. Sì, sì, sì. Bene, grazie Anna Chiara per aver chiamato. Buonasera, 10 punti a Colloredo. Ma chi c'era in collegamento... Nell'altro telespettatore e telespettatrice, pronto? Ha messo giù? Pronto? C'era Eugenia! Eugenia, sei arrivata dopo! Mamma mia! Eugenia, sapevi darmi la risposta, immagino. Alexis, io sono rimasta con la curiosità
della risposta dell'altra volta. Vedi? Adesso tocca dare la risposta, Claudio, Eugenia ha chiamato. Ognuna si chiama per le sue responsabilità. Ma poi alla fine abbiamo dato la risposta. No! Sì! No. Non abbiamo dato la risposta. Feliciano non ha dato la risposta. La saprete nella finale, no. Quando torna Feliciano. No, in realtà Claudio non se lo ricorda, e quindi... Vivo stasera! Vabbè, comunque, no, te lo ricordi o no? Cioè, mi pensi qualche alle proverbi, ma è Feliciano che deve dare la risposta. Aspetta che ci propone il proverbio, attenzione che la regia propone il proverbio della scorsa puntata, il proverbio che fino all'ultimo non siamo riusciti a dare la risposta. Qui calcrodi essi a chiaval non le nanti a mus. Ecco, questo cosa significava? Non le nanti a mus. Lo deve dire Feliciano, non posso dirlo io. Ah, è così? Cioè, lasciamo la suspense. Esatto, lasciamo così, anzi, lo diremo in una delle prossime puntate, così vesti vi odi tutti. Eugenia, eccolo, questo era il proverbio della scorsa puntata. Eugenia, quello di stasera... Lo so, ci ho pensato tutta la settimana che ci pensa. Hai capito. Ma Eugenia, invece questo lo sapevi? Sì, sì, questo sì, sì. E chi ha visto i carotti punti? Quando nascono i bambini al maschio, gli si dice le è nasciuto un frutto. E invece alla femmina, cioè alla donna, una è femmine, no? Va bene. Ok, comunque hanno già risposto prima... Lo so. Vabbè, a chi avresti dato i 10 punti tu? A Muzzana, no? È arrivata troppo tardi. Grazie per aver chiamato, ritenta più tardi, grazie. Ci provo dopo. Il gioco in friulano, siamo pronti per lanciare la sigla del nostro gioco in friulano. Nel frattempo Alex sceglierà le buste. C'è la sigla? Alex, la 1 o la 2? La 1. Come mai la 1? Ma così. Che cosa? Visto che la serata è nel corniciare, andiamo a 1. Senti, preferiresti dall'italiano al friulano o dal friulano all'italiano? Dal friulano all'italiano. Bene, ti è andata bene, dal friulano all'italiano allora. Con l'aiuto di Claudio, se sbaglio, intervieni, Se sbaglio, correggetemi. Sì. Mi corriggerete. Silenzio, ragazzi di Coloredo. Partiamo col minuto, le parole in friulano, loro me le diranno sponghie. Sponghie. Il burro. Squette. La ricotta. Ciatte, chiatte. Ciatte. Ciatte. Cosa? Ciatte. No. La zampa. Esatto. Ciampe. E la mancina. La sinistra. Gancio. Ganf. Il crampo. Passon. In giro. Sponge. Il burro. Squette. La ricotta. Ciatte. La zampa. Ciampe. Sinistra. Gancio. Gans. Crampo. Passon. In giro per i campi. Tempo scaduto. Pascolo. Pascolo. I svacchi si vanno a Passon. Ok. Dopo un altri si dai a Passon, parostaris, è un'altra cosa. Poi c'era Campanelle, che era la campanella. Camarele, cameriera, e batarele, schiamazzo, baccano. No, l'ultima è baccarele. Pronti, quindi, quante ne avete fatte? La batarele, qualche una volta, a Fasevin, quando si sposavano, si maridavano due persone di una certa età, che erano un po' in davanti agli anni, e Fasevin la batarele, praticamente i batevin. Pignati, 6 su 10 non è male, dai. 6 parole su 10. Fatevi un applauso, un po' di 10. Coloredo invece.
Lecce me li dovrà dire in friulano e io in italiano. Un minuto di tempo, 46 punti Coloredo, 19 Muzzana. Andiamo subito col minuto oppure tra poco andremo a partire col minuto. Eccolo qua. Rompere. Rompi. Raddrizzare. Drecciare. Zoppicare. Ciueta. Stuzzicare. Sticcià. Condire. Quincià. Cercare. Ciri. Trovare. Chiata. Uccidere. Copà. Risorgere. Rinasci. Rompere. Rompi. Raddrizzare. Drecciar. Zoppicare. Ciueta. Stuzzicare. Sticcià. Condire. Quincià. Cercare. Ciri. Trovare. Chiata. Uccidere. Copà. Risorgere. Torna di qua. Rompere. Rompere. Rompi. Raddrizzare. Drecciar. Zoppicare. Ciueta. Stuzzicare. Sticcià. Condire. Quincià. Cercare. Ciri. Trovare. Chiata. Uccidere. Coppa. Risorgere. Questa. Tempo scaduto. Resuri. Risuri o risuri? O risuri. Tornare di casa non va bene, perché tornare di casa si dice, per esempio, vuol dire rinvenire, tornare di casa. Le tornare di casa dopo che le sta male. Poi c'è troncare, che è? Cionchia. Cionchia. Allora, diciamo che è andata bene 8 su 10. Non male, bravi. Adesso andiamo subito con i quiz, quindi pulsantiere, che andiamo subito, così andiamo subito a scoprire il prossimo argomento del cubo virtuale. Intanto Coloredo mantiene il vantaggio, 54 punti, Muzzana e Turiano 19. Pronti con il nostro quiz? Andiamo a vedere l'argomento. Territorio, andiamo a Cividale. Come si chiama la casaforte medievale di Cividale che prende il nome della famiglia proprietaria? Torre Ramonda, Palazzo Attimis, Castello Canussio, Brunelde. Castello Canussio, bravi! Cannolere però che dà la fotografia. Più veloce lui o non lo sapevi? No, avevo fatto un'altra risposta. Avresti dato un'altra risposta. Allora andiamo a vedere il prossimo argomento con il cubo virtuale. Dove è ambientata la leggenda della Dama Bianca? Aragogna, Cepletischi, Sfeletto Umberto, Duino. Duino, bravo, sto giro non potevi non saperla. Vediamo il prossimo argomento. Tu Duino non... No, invece Alex sto giro lo sapevi. È più in zona. Più in zona tua. Vediamo il prossimo argomento. Sorpresa, avete più tempo per pensarci, perché vogliamo sapere in quale anno Primo Carnera combatté il suo ultimo incontro con il pugile goriziano Luigi Musina, nel 56, nell'85, nel 46 o nell'88? Non è nel 56. Coloredo, quindi, ha la possibilità di scegliere. Non è nell'85, ma era nel 46. 46. Era una delle due. 46. Tirai via Vinpo. Tirai via Vinpo, che è di colore. Dall'85, era molto mai. No, sotterrati poi. La rete sparì. È giusto. Già quando l'ha fatto il combattimento al 46, aveva già 40 anni, sono stato proprio dall'ultima volta che l'ha messo guantosa. Dopo l'ha fatto nome lotta libera per un po' che basta. Beh, sì, loro si sono avvicinati forse. Era una delle due, sì, infatti. Vabbè, dai. Andiamo a vedere il prossimo argomento, il nostro cubo virtuale. Tanto Coloredo è sempre in vantaggio. Quando è stata fondata la sezione FDS dello Zanon De Ganutti? Anche qui un anno vogliamo sapere, 65, 71, 59, 81. Parliamo della sezione FDS dello Zanon De Ganutti. Avete ancora 8 secondi. Non è 81. No, se secondo me è 65, dai. Invece era 71, aveva ragione il tuo... Scusa. Non è la corretta, lui due volte ha dato risposta giusta, eh.
Attenzione. Allora vediamo, vediamo il prossimo argomento con il cuo virtuale. Coloredo mantiene il vantaggio 58 punti, Muzzana 24. Vediamo il prossimo argomento. Enogastronomia, anche qui ci arriva il video quiz da parte delle ragazze di Promoturismo. Vediamo. Ciao, siamo Budis di Ragogna, dove passa la 16ª tappa del 103esimo Giro d'Italia. Siamo qui, facciamo animazione enogastronomica, quindi facciamo conoscere i nostri prodotti regionali a tutto il pubblico che segue il giro. Sono qui con Fabrice, nonché collega fotografo di Promoturismo e docente per l'Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia. Fabrice, di che elemento è privo il formaggio Montasio? Di che elemento è privo il formaggio Montasio? Proteine, acqua, lattosio, sale marino? Lattosio, giusto. Vediamo la risposta nel dettaglio con il video mandato da Promoturismo. Vediamo se è proprio il lattosio e perché. Il montaggio è privo di lattosio, questo lo rende più digeribile e soprattutto anche, diciamo così, gli intolleranti al latte lo possono mangiare tranquillamente. Grazie alle ragazze di Promoturismo che ci hanno mandato questi video. Io devo lanciare il domandone, il tassello facciamo in apertura del prossimo blocco perché ho già sforato se non sbaglio, quindi lanciamo il domandone, il secondo proverbio di questa serata che leggerà il nostro Claudio Romanzin appena comparirà in grafica. Il terzo domandone. Intanto io resti qui. A Pasche e a Nadal, al Scre ogni basoal. Cosa si intende dire? Chiamatelo 0432 573517 oppure l'altro numero che compare che è 435864. Ci vediamo tra poco, lo sapevo, attendiamo le vostre telefonate, a tra poco. Domandone, secondo dunque proverbio della serata, ma mi dicono che abbiamo un telespettatore in linea, pronto? Sì, buonasera. Con chi parliamo, buonasera? Cecilia da Gemona. Cecilia da Gemona, bene. Sì. Allora Cecilia, prima di darmi la risposta, volevo chiederle a chi vuole regalare i 10 punti in palio. Ma anche se abito vicino a Coloredo, mi sembra giusto io dare una mano a Muzzana. A Muzzana. Grazie Cecilia. Diciamo che mi è venuto in testa una possibile risposta, ma ci provo. Provi, sì, ecco. Cecilia. Allora, secondo me a Natale, a Pasche, perché ogni basovara lo dico ogni tanto, la imbrocca anche un stupido. No. No, non è corretto. No, è il significato un po' più specifico, cioè più vicino. Insomma. Muzzana non è fortunato, Va bene, grazie, Cecilia, grazie per aver chiamato. Grazie lo stesso, grazie. Grazie, ringrazio le ragazze. Buona serata, grazie. Buonasera. Abbiamo un'altra telefonata per il domandone, altrimenti proseguiamo con il tassì. Pronto? Con chi parliamo? Pronto? Pronto? C'è nessuno al telefono? Pronto, pronto? No. Se non c'è andiamo. No, è caduta la linea. Allora, ritentate. Allo 0432 573517 435864. Alex, pronto con il tassel? Perché ora tocca a te scegliere le prime due caselle e poi andremo avanti con i nostri quiz in attesa di altri domandoni. Adesso compiranno le caselle. Quali scegli? Quale delle due scegli? Uno. Uno. E sei. Uno e sei. Non è così, vai avanti tu Matteo. Due. Due. E tre. E tre. No, vai avanti tu Alex, un tassello dedicato ai laghi. Cinque. Cinque. E tre. Tre. Non è corretto, Matteo tu.
5. 5, dice Matteo. E 2. E 2. Ok, vai avanti. 7. 7. 1. 1. Ok. 8. 8. 3. 3. Bravo. 6 e 4. 6 e 4. Fortunatissimo Matteo, la Proloco di Coloredo, fatevi un applauso. Lago di Redona 1,7, laghi di Fusine 2,5, lago del Predil 3,8 e lago di Cornino 4,6. Il nostro Tassel ci portava nei laghi della nostra regione, però tutti conquistati, il Tassel conquistato da Matteo della Proloco di Coloredo, 3, 6, 9, 12 punti, bravi. C'è qualcuno per il domandone? C'è un telespettatore in linea che può dare una mano eventualmente a Muzzana. Pronto? Con chi parliamo? Pronto, pronto. Pronto, eccola. Con chi parliamo? Pronto. Sono Laura da Coloreto. Ah, Laura da Coloreto. Ma lei vuole regalare 10 punti a Coloreto o a Muzzana però? Mi tocca a Coloreto. Mi tocca. Allora provi dalla risposta. Che a Pasqua e a Natale tutti mettono il vestito nuovo. Ah. E quindi cosa succede? Finisce a qua. A Pasqua e a Natale tutti escrei. Sì, questa è la traduzione, ma il significato... cosa significa? Più quando si dice? È che tutti, che a Pasqua e a Natale tutti mettono i vestiti nuovi. Sì, sì, ma questa, che chi è la traduzione però, il proverbio ha un significato un po' più l'arc, un po' più generale. Quindi non posso parlare per fare, voi, no. Non può andare bene. Faccio il feliciano della situazione. Grazie, ritentate chiamando. Grazie per aver chiamato. Ritentate, perché c'è ancora un domandone. Pulsantiere, perché abbiamo altri 5 quiz e poi questo domandone è ancora in sospeso. Pronti con le pulsantiere? Andiamo a vedere il prossimo argomento. Colore del vantaggio 75 punti, Muzzana 24. Andiamo al nostro cubo virtuale. Territorio, guardiamo il video. Qui dove ci troviamo in questo video? Secondo voi, qui siamo a Gorizia, Gemona, Cividale del Friuli o Tricesimo? Cividale del Friuli, corretto. Bravo Alex. 34 Muzzana del Turniano. Allora andiamo a vedere il prossimo argomento nel nostro cubo virtuale in attesa di altre telefonate per il domandone. Siamo pronti con il cubo virtuale? Sorpresa, avete più tempo per pensarci. Quante sono state le donazioni di plasma in Friuli Venezia Giulia nel 2018? Poco più di 19.000, circa 11.000, oltre 30.000, meno di 6.000 unità. E avete più tempo per pensarci, avete ancora 20 secondi. Non sono 11.000. Quindi rimangono tre possibilità. Poco più di 19.000. Bravi ragazzi di Muzzana! 2 punti adesso e 75 perché era una sorpresa, quindi c'era più punti in palio, insomma. E andiamo avanti finché non mi dite che c'è un domandone, una telefonata per il domandone. Vediamo il prossimo cubo virtuale. Territorio, qual è il nome della località nel video che vedremo tra poco? Qui secondo voi dove ci troviamo? A Casalsa della Delizia, Codroipo, Fiume Veneto, Malborghetto Valbruna. Ma è Malborghetto Valbruna, bravi! Piano piano conquistano punti i ragazzi di Muzzana, ma andiamo a vedere. Abbiamo una telefonata, attenzione, pronto? Con chi parliamo? Buonasera, sono Luisa da Muzzana. Chi? Avete capito il nome? Lia! Lia da Muzzana, dico giusto? Luisa. Luisa, vedi, non ho neanche capito. Ah, Luisa. Ciao Luisa. Ciao Luisa, buonasera. Buonasera. Conosce qualcuno dei ragazzi qui? Sì, Alex. Alex. Sì. Non diciamo niente di più.
Non diciamo di più. No, niente. No, per amor di Dio, siamo poi in fascia protetta. Esatto. Andiamo invece a scoprire a chi vuole regalare i punti, perché non è che si conosce te adesso da per forza vero, punti a vero, voi. A chi vorrebbe a regalare i punti? A Muzzana. A Muzzana. Bene, provi a dare la risposta. È solamente uno stupido compra dei vestiti nuovi a Natale a Pasqua per farsi vedere. Secondo, siccome Romanzini prende sempre a Pasqua e Natale. No, io hai pensato, poi le due guine di stessa. Ma no, non è però. Possibile, non è possibile. Non è così, ci dispiace. Ritentate, ritentate. Grazie Luisa. Grazie ciao. Per aver chiamato. Ciao, buona serata. Questo domandone ancora in sospeso. Nel frattempo abbiamo altri due quiz, quindi andiamo avanti. No. Ah, abbiamo un'altra, pronto? 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 Sì, pronto. Con chi parliamo? Buonasera. Con Maria da Magnano. Maria da Magnano. Sì. Bene. E a chi vuole regalare i punti lei? A Muzzana o a Coloredo? A Muzzana, ai più poveri si dà sempre. Ai più poveri si grazie, dà sempre. Col cuore, grazie. Allora, provi a dare la risposta a lei, vediamo se è più fortunata. Ma pagno conto a lei che a Pasqua e Nadal, dove c'è screen, no? Pariesi bulos, bisogna screare fuori di Pasqua e Nadal. Ah, allegria! Buona! Buona! 10 punti a Muzzana, allora. Grazie per aver chiamato. 10 punti a Muzzana, quindi, e quindi adesso 75. Grazie, buonasera. Complimenti. Grazie. 57 punti Muzzana, 75 Coloredo e mancano altri due quiz. Quindi andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Territorio, la domanda arriva da Romance dal vice sindaco Michele Caligaris nel video. Quanti abitanti ha il comune di Romance di Sonzo? 3.704, 2005, 3.904, 2.922. Romance di Sonzo. Non sono 3.904. Colore, do ancora la possibilità di rispondere. Nemmeno 2.900, ma sono 3... Vediamo quanti, 3.704. Abbiamo anche la risposta proprio del vice sindaco come garanzia della risposta. Gli abitanti di Romance sono 3.704. Però ben che altre dica la fa la registrazione, ma demoars do it al team. Quindi non vale, no? Non vale. No, no, vale, vale. Grazie al vice sindaco di Romance. Ed ora, ultimo quiz, pronti con le pulsantiere, perché dobbiamo scoprire l'argomento nel nostro cubo virtuale. Sorpresa, avete più tempo per pensarci, ma anche più punti in palio. Vogliamo sapere quanti anni ha compiuto Maria Giovanna Elmi, la fatina della TV adottata da Tarvisio. 40, 90, 80, 70, 80! Sapevo questo. E complimenti davvero Maria Giovanna Elmi. Maria Giovanna Elmi era il mio idolo. Anche io ieri Fruit, io ecco. Tiravi la televisione, che noi, la televisione è entrata in chiesa e me, quando avevi già 7 anni, io dai, ma qualche era un po' più grande, nome partì alla IE. Era e allora vuoi idolo. Salutarla se c'è l'ascolto? Sì, ha compiuto gli anni praticamente 2 mesi fa, non si conosce, ma magari fra qualche anno, 10-20 anni, ci incontreremo. E grazie, ma, grazie per aver fatto felice la mia infanzia. E complimenti, davvero. Risposta esatta, quindi sono anche curiosa di capire la sorpresa, un punteggio. Ma prima di sapere chi ha vinto questa puntata, voglio scoprire anche se le Pro Loco riescono in questo momento di emergenza a organizzare qualcosa, se siete riusciti nel frattempo a organizzare qualcosa o se avete qualche idea. Partiamo da Coloredo.
Boh, noi quest'anno purtroppo abbiamo dovuto annullare tutti i nostri eventi che facevamo alla Sagra a giugno e probabilmente annulleremo anche il mercatino di Natale per come stanno andando le cose. Comunque cerchiamo sempre di lavorare per il territorio, allestiremo sicuramente l'albero di Natale, ma stiamo anche lavorando con la comunità collinare e il comune di Colloredo per la valorizzazione, c'è un progetto di valorizzazione turistica dell'intero territorio collinare, quindi noi riteniamo sia utile per il nostro territorio lavorare anche a questo progetto. Molto bene. A Muzzana parla Cristian, che è il presidente della Proloco. Cristian, voi come siete messi a Muzzana per quanto riguarda le iniziative? Anche noi uguale, gli eventi che avevamo progettato di fare sono stati annullati tutti. Speriamo anche noi a Natale di fare il Babbo Natale per i bambini, di fare qualcosa, si spera di poter fare qualcosa. Ma siete anche voi nell'incerto, no? Sì. Vivete anche voi nell'incertezza. Insomma, ci auguriamo che tutti voi riusciate a organizzare le iniziative natalizie e poi insomma ripartire con i vostri eventi estivi. Siamo pronti per scoprire il vincitore di questa puntata, chi andrà avanti tra Colloredo di Montalbano e Muzzana del Turniano, allora vediamolo nella grafica. Suspense. A raggiungerli quasi quasi, insomma, se vi andava bene un domandone, se qualcuno di Muzzana vi chiamava in più per darvi una mano, chissà. Beh dai, per noi è stato bello comunque essere qua. Io vi ringrazio anche perché c'è la possibilità di essere ripescati. Votate nella pagina Facebook di Lo Sapevo, tra poco comparirà la vostra foto e i vostri like contribuiranno al vostro ripescaggio. Quindi ripescate eventualmente Muzzana del Turniano, invece Colloredo ritorna in studio il prossimo mese in sfida. Grazie a Colloredo, grazie a voi. Claudio Romanzin. E grazie alla regia di Pierangelo Butazzoni, assieme a Paolo Bassi, al mitico Gianni e qui Francesco Snidero. Grazie per l'attenzione, ci vediamo venerdì prossimo. Ciao, buona serata. Questa trasmissione è stata offerta da Antico Molino Fratelli Persello.